Ultimamente volevo parlare di un argomento che sta monopolizzando un po' quello che è il mercato videoludico su PC, da un po' di tempo a questa parte, ma in questo periodo più di ogni altro momento. Stiamo parlando del programma di accesso anticipato ai videogiochi, programma che ha inaugurato, o meno, ha portato alla ribalta Steam, la piattaforma di Valve, ma che già esisteva precedentemente e che esiste tuttora fuori dalla piattaforma di Steam. Brevemente spiego di cosa si tratta l'accesso anticipato. Praticamente è un modo per i giocatori di entrare a far parte del processo di sviluppo di un videogioco semplicemente comprando ad un prezzo ribassato rispetto a quello che sarebbe il prodotto finale, un videogioco ancora incompleto, quindi in alfa o in beta o quello che è. Poterlo giocare, quindi poterlo provare immediatamente, ancora prima che esca nella sua versione definitiva, ovviamente aiutando gli sviluppatori nella raccolta di malfunzionamenti, bug, features che sarebbe stato meglio cambiare, modificare, inserire, togliere e via discorrendo, per portare poi il processo di sviluppo alla conclusione, nella sua versione finale. Ci sono diversi vantaggi e svantaggi di questa politica. Molti tendono a focalizzarsi più su quelli negativi, molti altri su quelli positivi. Sta di fatto che però bisogna fare un importante distinguo, ovvero la grossa differenza del programma di accesso anticipato sta nel fatto che non c'è un editore dietro allo sviluppo di un videogioco. Infatti c'è un gruppo di sviluppatori che quindi, essendo senza editore, si definiscono indipendenti, quello è il significato basilare della parola indipendente, che vanno a chiedere direttamente i soldi per il finanziamento parziale o completo dello sviluppo del gioco ai giocatori stessi. Dunque, gli sviluppatori arrivano su internet o attraverso un programma che può essere Kickstarter, può essere appunto Steam, Indiegogo o altri di questo tipo qui, e propongono, mostrano quello che c'è in quel momento lì già del gioco, quello che è stato già stato sviluppato, illustrano quelle che saranno le caratteristiche future del gioco, qual è l'idea di sviluppo, il documento di design, cosa arriverà ad essere quel gioco nella sua versione finale, quindi quello che è il progetto della compagnia di sviluppo. Ovviamente si offrono ai giocatori che quindi possono decidere se dare fiducia a questo team di sviluppo, a questo gioco, a questo progetto, e metterci dentro dei soldi, comprare una copia o più di una, e quindi avere la possibilità di giocare direttamente a una versione preliminare di questo titolo, ma allo stesso tempo dare la possibilità agli sviluppatori di continuare lo sviluppo senza essere sotto un editore. Dunque, chiariamo le due cose. Cosa fa un editore per un videogioco e cosa fa invece il pubblico pagante, il pubblico, i giocatori che accedono a questo programma di accesso anticipato, per il team di sviluppo. Quindi guardiamo se ci sono delle differenze tra i due progetti. Uno che è il classico sviluppo di un videogioco con editore, AAA, eccetera, eccetera. E dall'altra parte un videogioco che viene sviluppato attraverso accesso anticipato senza editore. Vediamo un po' quali sono le differenze, se ce ne sono. Quando si vuole sviluppare un videogioco, la prima cosa che succede è un team di sviluppo che ha un'idea, compila un documento di design o comunque mette insieme le idee in un modo sensato e lo propone ai finanziatori. Qui abbiamo le due possibilità, no? Stiamo facendo il confronto. Da una parte abbiamo un editore, da un'altra parte abbiamo il pubblico, i giocatori stessi. Quindi il team di sviluppo propone un gioco ad un editore che deciderà se gli conviene mettere dei soldi, finanziare il progetto, quali potrebbero essere i suoi proventi economici, se il gioco può avere o meno successo e tanti altri fattori che ovviamente un editore considera prima di finanziare con milioni e milioni di euro, dollari, quello che è, un progetto. Dall'altra parte invece abbiamo un pubblico che deve essere maggiormente informato su quello che è il progetto, vuole avere tutte le informazioni possibili, vuole anche sapere, conoscere qual è il team di sviluppo, cosa hanno fatto in precedenza, o almeno questo dovrebbe essere il pensiero primario di ogni giocatore che vuole mettere dei soldi in un gioco ad accesso anticipato. Deve informarsi su tutto quello che c'è da informarsi, sul gioco, sul progetto, su quello che diventerà alla fine, su quello che sono i tempi indicativi, non precisi indicativi, di sviluppo del videogioco e anche la storia dello sviluppatore, cos'altro hanno fatto nel loro passato e quindi se hanno più o meno
meno esperienza e cose di questo tipo. Quindi diciamo che da questo punto di vista non ci sono enormi differenze. Diciamo che l'unica grossa differenza è che l'editore vuole fare soldi, il giocatore che compra un gioco ad accesso anticipato vuole semplicemente avere un buon titolo a comprarlo e comprarlo ad un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe nella sua versione finale. Quindi diciamo che qui c'è la principale differenza. Facciamo uno step ulteriore. Diciamo che l'editore finanzia il progetto di sviluppo, quindi inserisce capitali, tanti soldi, se stiamo parlando di un titolo AAA, e quindi finanzia il progetto. Dall'altra parte, invece, se abbiamo un titolo ad accesso anticipato, magari ammettiamo che sia un titolo molto promettente, con grandi prospettive, magari sviluppato da un team particolarmente famoso o noto per essere un team di qualità che produce prodotti di alto livello, allora questo titolo incompleto, ancora in sviluppo, ad accesso anticipato, ha enorme diffusione, enorme potenzialità, enorme successo e raccoglie milioni e milioni di dollari. Una cosa del genere l'abbiamo vista più di una volta, ad esempio con Minecraft, ad esempio con Star Citizen e tanti altri titoli ancora accesso anticipato che hanno raccolto grandi quantità di denaro in pochissimo tempo e che non sono ancora riusciti ad arrivare alla loro versione finale. Quindi diciamo che ci sono molti esempi di questo genere. E qui le grosse differenze non ce ne sono, ovvero lo team di sviluppo ottiene i soldi che gli servono per sviluppare, solo che magari nei programmi di accesso anticipato gli sviluppatori mettono in piazza, cioè pubblicano quelli che sono i loro obiettivi, quelli che sono i loro step, e molti lo fanno, indicano quelle che sono le soglie di denaro da raccogliere per aggiungere nuove features. Prima abbiamo nominato Star Citizen, questo è proprio uno degli esempi principali nel quale ogni tot di soldi raccolti gli sviluppatori indicano nuove features che verranno aggiunte e quindi diciamo così è uno sprone per i giocatori che vogliono investire in questo gioco, perché si vedono sempre nuove features che verranno aggiunte nel futuro del titolo, e quindi diciamo che hanno un riscontro diretto dei soldi che vengono raccolti da questo team di sviluppo, che diciamo non vanno a finire in un fondo nero e non si sa poi che utilizzo avranno. Quindi diciamo che anche qui non ci sono grosse differenze. Passiamo avanti ancora. Una delle cose che un editore fa quando ha un progetto come un videogioco in sviluppo è quello di controllare il team di sviluppo. Controllare significa vedere come vanno avanti i lavori, se ci sono dei ritardi, se ci sono dei problemi, gestire i rapporti interni tra editore e sviluppatore, tenere insomma a bada complessivamente quello che sta girando attorno al progetto di sviluppo, se i lavori stanno andando avanti nei termini stabiliti, se i costi sono contenuti o se dovranno essere ampliati, o insomma tutte le valutazioni che un editore fa mentre c'è un gioco in sviluppo. Un editore ovviamente, mettendoci dentro il capitale, vuole avere anche voce in capitolo rispetto a quello che sono gli andamenti dei lavori, quello che vogliono vedere, quello che è il target a cui il videogioco che gli sviluppatori stanno creando dovrà riferirsi, perché ovviamente l'editore pensa a quello che è il proprio guadagno personale, giustamente. Dall'altra parte invece abbiamo un pubblico pagante che attraverso social network, forum, internet in generale, controlla quello che gli sviluppatori pubblicano. Ovviamente qui c'è molto meno controllo rispetto a un editore. Un editore è proprio all'interno degli uffici fisicamente e controlla quello che sta succedendo, mentre il pubblico pagante di un accesso anticipato vede attraverso un sito ufficiale o un forum, appunto, o social network, quello che gli stessi sviluppatori pubblicano o promettono o indicano o spiegano. E qui poi si va da studio a studio, c'è chi comunica di più, chi comunica di meno, chi dice certe cose, chi ne dice delle altre, chi si tiene le cose per sé e chi invece proprio spiattella tutto al proprio progetto, le proprie idee al pubblico. Uno degli esempi che mi viene in mente è DayZ e il team di sviluppo all'interno di Bohemia Interactive, che ha creato anche la mod che adesso sta lavorando sulla versione standalone. Il capo di questo team, Dean Hall, è uno particolarmente loquace che
parla in continuazione del suo progetto, di quelle che sono le sue idee, dei progressi che hanno fatto di giorno in giorno gli sviluppatori nel risolvere quel determinato bug per aggiungere quella features, per modificare le idee, i progetti di sviluppo. C'è una comunicazione continua e diretta tra il team di sviluppo di DayZ e il pubblico. Quindi diciamo che la cosa fondamentale, come ho detto prima, è che si instauri un rapporto di vera comunicazione tra gli sviluppatori e i compratori e coloro che hanno investito dei soldi sull'accesso anticipato, quindi i giocatori stessi, che vogliono sentire cosa sta succedendo, che vogliono vedere i progressi effettivamente realizzati all'interno di un gioco, con patch non quotidiane, ma almeno settimanali, mensili, con features che mano a mano continuano ad essere aggiunte. Vogliono vedere quello che sta diventando il gioco e più o meno quanto manca al completamento dei lavori. Come detto prima, però, ci sono alcune differenze sostanziali. Il fatto che l'editore sia proprio all'interno degli studi cambia molto. Però non dobbiamo sottovalutare la potenzialità dei forum, dei social network e di internet da questo punto di vista, in quanto i giocatori che provano una versione preliminare consigliano riguardo a nuove features da aggiungere, cose da cambiare, bug da risolvere, e gli sviluppatori di solito ascoltano questi tipo di consigli proprio perché arrivano direttamente dai tuoi finanziatori e oltre ad essere tuoi finanziatori, ti aiutano anche a migliorare il gioco giocandolo direttamente. Quindi hai potenziali milioni di tester che tu non devi pagare direttamente perché, anzi, sono loro che pagano te perché hanno comprato la versione preliminare del gioco. Quindi, diciamo così, c'è un grosso vantaggio per gli sviluppatori da questo punto di vista. Quindi va a loro convenienza ascoltare quello che dicono i giocatori su internet e accoglierne le richieste quando possibile. Uno degli argomenti più problematici nel confronto tra un gioco standard e uno ad accesso anticipato sta nella definizione dei tempi di sviluppo e della data di rilascio. Di solito quando abbiamo un gioco AAA classico in sviluppo, abbiamo un certo tipo di attesa, gli sviluppatori vanno avanti nel progetto, cominciano a dire il gioco uscirà quell'anno, poi quando siamo all'interno di quell'anno specifico cominciano a dire uscirà nel secondo quarto dell'anno, nel terzo quarto, verso la fine dell'anno, e poi man mano che la data si avvicina la finestra si restringe fino ad arrivare proprio ad una data specifica in cui il gioco dovrebbe essere rilasciato. Ovviamente non sto neanche a dirvi quante volte titoli AAA con editore, con milioni di dollari di budget hanno bucato più di una volta la data di rilascio. Quindi non sto neanche qua a ripetervelo ancora. D'altra parte, però, abbiamo giochi ad accesso anticipato che di solito non sono molto chiari da questo punto di vista, proprio perché il gioco è ancora in sviluppo. Gli sviluppatori, il team, può dare effettivamente un'idea di quello che può essere il ciclo vitale dei lavori sul titolo, ma no, comunque non sono quasi mai precisi rispetto a quella che sarà la data di pubblicazione. Anche perché loro pensano che comunque si possono prendere più tempo, uno perché non hanno un editore che gli alita sul collo, e secondo perché hanno comunque raccolto i soldi che gli necessitano per continuare i lavori e magari pensano che più tempo passa, più soldi riescono a raccogliere e quindi più features possono essere aggiunte al gioco. Il fatto è che se mentre stai creando un gioco i soldi arrivano da tutte le parti perché i giocatori comprano il tuo titolo in fase di sviluppo, in accesso anticipato, e tu prometti delle features nuove ad ogni traguardo di soldi raccolti, il tempo di sviluppo può diventare infinito, può dilatarsi a lungo perché più features bisogna introdurre, più tempo ci vuole, ovviamente, perché ogni cosa deve essere ben calibrata, bilanciata rispetto a tutto il resto del gioco e quindi possono sopraggiungere problemi che prima non si erano valutati. Quindi diciamo che questa è ancora una piccola zona grigia del programma ad accesso anticipato, ovvero sapere esattamente quando esce un videogioco. Altro termine di confronto tra editore e pubblico pagante di accesso anticipato è il marketing, la pubblicità e tutto quello che sta intorno alla pubblicizzazione, alla diffusione del nome di un gioco in sviluppo. Ovviamente un editore quando finanzia un progetto ci mette i soldi sia per lo sviluppo sia per la campagna di marketing, che va però a suo favore perché più marketing, più pubblicità, più quindi il nome del gioco in uscita entra nelle teste dei videogiocatori e più alte probabilmente
probabilmente saranno le vendite, quindi maggiore il guadagno. La differenza con l'accesso anticipato sta proprio nel fatto che il pubblico pagante, sì, non fa marketing, non fa pubblicità, ma non la fa in modo diretto, volontario e consapevole, ma la fa in modo indiretto, ovvero parlandone sui social network, parlandone sui forum, su internet, su YouTube, facendo video e tante altre cose che i giocatori pensano di fare a livello personale o come informazione per altri giocatori, ma in realtà stanno facendo proprio pubblicità per quel titolo in accesso anticipato. Ovviamente se è un buon titolo, se è un brutto titolo la pubblicità è negativa, questo è ovvio ed evidente, e qui è una delle grosse differenze rispetto a un editore. Se un editore si accorge che il suo titolo che sta finanziando fa schifo, ne fa comunque una buona pubblicità perché ne va dei suoi guadagni, mentre un pubblico di giocatori su internet, se il gioco fa schifo, lo massacrano, lo distruggono e difficilmente quel gioco continuerà a raccogliere soldi nel suo processo di crescita e nel suo programma di accesso anticipato, a meno che gli sviluppatori poi non prendano delle decisioni di cambiare rotta e quindi diciamo di riacquisire la fiducia degli sviluppatori, dei giocatori. Quando però si arriva alla fine dei lavori sul titolo e questo esce in versione completa, finale, nella forma che avrebbe dovuto essere nei progetti, nelle idee degli sviluppatori, che ci sia l'editore o meno fa poca differenza, in quanto conta la qualità del gioco. Se il gioco è bello, se il gioco è divertente, ha un gameplay profondo e intrattiene i giocatori, che sia con editore o senza non ha alcuna importanza, avrà comunque un successo o comunque verrà premiato da pubblico, critica, eccetera eccetera. Solo che qui viene a crearsi un fattore fondamentale per i team di sviluppo indipendenti che non hanno editore e quindi devono crearsi la propria reputazione se vogliono creare un altro gioco con accesso anticipato in futuro. Se loro creano la loro reputazione con un titolo di alto livello, probabilmente un nuovo progetto ad accesso anticipato porterà i giocatori che in precedenza avevano dato loro fiducia a dargliela ancora e a fare sì che nuovi giocatori, un nuovo pubblico dia loro fiducia e quindi anche finanzi il processo di sviluppo. Stessa cosa vale per un editore: se vede che il suo team di sviluppo o altri team di sviluppo hanno raggiunto dei traguardi importanti e hanno creato titoli di alto livello, sono più propensi a dare fiducia a questi team e quindi a finanziarli nel corso dei futuri progetti. Quindi diciamo che qui non c'è una grossa differenza. Diciamo che però nei titoli ad accesso anticipato, se un team di sviluppo disattende gran parte dei suoi progetti, delle sue promesse, allunga troppo i tempi di sviluppo o comunque non vai contro a quelle che sono state le richieste, i desideri dei giocatori, del tuo pubblico, dei tuoi finanziatori, la reputazione cade a picco. Quel team lì non verrà più finanziato dai giocatori per creare un nuovo videogioco, e questo poi può segnarti per molto tempo, a meno che tu poi non rialzi il tuo nome creando un videogioco senza chiedere soldi a nessuno, che sia di valore e quindi diciamo riacquisti la tua reputazione. Ma può essere che qualcuno teme che finanziando un gioco ad accesso anticipato si vada incontro ad un forte rischio, e ci sta, c'è un rischio e c'è anche una componente di fiducia quando si vanno a mettere soldi all'interno di un progetto ancora non finito. Può essere che si possa essere fregati tra virgolette quando la versione del gioco finale esce o non esce, e quindi ci si sente un attimo imbrogliati dal fatto di aver messo dei soldi su un progetto che non aveva grosse speranze. Quindi abbiamo visto quelle che sono le differenze principali tra un videogioco sviluppato classicamente con un editore e quelli ad accesso anticipato con il pubblico pagante, Steam e chi più ne ha più ne metta. Non ci sono grossissime differenze. Quello che fa un editore più o meno lo fa anche il pubblico pagante di un gioco ad accesso anticipato, in modi diversi, in modi particolari, ma fanno più o meno le stesse cose. È ovvio che, come ho detto prima, ci siano delle componenti di fiducia e di rischio quando si mettono dei soldi all'interno di un titolo in sviluppo e non ancora finito, di cui non si hanno le certezze che verrà mai finito o che raggiungerà gli standard stabiliti nei documenti o nei progetti iniziali. Ma alla fine la scelta rimane sempre del giocatore, che deve essere in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie sul progetto che vuole finanziare, sul gioco che vuole comprare, su quello che sarà, sul team di sviluppo. Deve essere informato prima
prima di mettere dei soldi all'interno di questi progetti. A mio modo di vedere, il programma ad accesso anticipato, o comunque tutti i titoli che vengono pubblicati in versione preliminare, non ancora completa, e che richiedono il finanziamento dei giocatori e il contributo dei giocatori per essere migliorati, ampliati e portati al termine del loro progetto, ha più lati positivi che negativi. Ha sicuramente dei lati negativi, ma a mio modo di vedere sono meno importanti rispetto a tutti i lati positivi che possono esserci. Però, come detto prima, ripeto, la scelta spetta sempre al giocatore, che deve valutare esattamente quello che fa con i propri soldi e quelli che sono i suoi desideri, quello che vuole vedere in un titolo in sviluppo. Quindi questa è stata la mia opinione generale su quello che è un argomento caldo proprio dell'accesso anticipato nei videogiochi. Voglio sapere la vostra opinione, perché questo è un video di opinioni, quindi voglio sapere anche la vostra. Scrivetela nei commenti qui sotto. Come al solito, io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima.